Quando ho iniziato la costruzione del primo mio, diciamo, grande coronografo, un rifrattore di 2250 mm di focale, me l'aveva ordinato un astrofilo di Taranto e volevo, dopo averlo finito, provarlo prima di fare la consegna. Quanto era grande? Era il coronografo era piuttosto grande, però siccome si sviluppava ad angolo 90 gradi c'era una diagonale, quindi non era molto molto lungo, perché altrimenti sarebbe stato lungo una settantina di centimetri tutto insieme, 60-70 centimetri. Comunque, per provarlo ho preso appuntamento con l'Urania, dove sapevo che c'era un riflettore di pari focale. E quindi presi appuntamento, andai giù e con mia sorpresa, quando sono entrato in osservatorio, mi sono trovato di fronte a tanti astrofili che erano stati convocati per l'occasione, a mia insaputa, per fare anche loro e vedere per la prima volta le protuberanze solari in diretta. Ma la cosa più strana è che chi si meravigliò più di ogni altro e mi disse con tutta sincerità, quando salì la scaletta e mise l'occhio, fu il direttore dell'osservatorio, che era presente anche lui, Vittorio Castellani, che io conobbi in quell'occasione, e disse: è la mia prima volta che osservo le protuberanze, un astronomo, le protuberanze attraverso un coronografo. Bellissime, meravigliose. C'erano delle belle protuberanze quella giornata, quindi sono stato anche fortunato in Ma tal che anno senso. era più o meno? Era dopo l'83 sicuramente, quindi 85, ma non lo ricordo con esattezza, dovrei vedere certi documenti che ho. E quindi poi la fila di tutti gli astrofili a montare sulla scaletta, perché l'osservatorio è il cannocchiale piuttosto messo in alto. E la meraviglia di tutti. Si manifestò, si presentò anche Fausto Marini. Fausto Marini era, diciamo, il costruttore dell'osservatorio di Mosciano Sant'Angelo, Colle Leone, osservatorio Colle Leone. Adesso purtroppo non è più Fausto Marini, fu lui l'autore, fu lui il disegnatore, perché era un tecnico del comune, geometra. E quindi ha costruito tutto l'osservatorio che è bene vedere a Mosciano Sant'Angelo. Si presentò questo signor Fausto Marini, dice: io pure ho un osservatorio. Dopo la visita con l'Urania, se fai un salto da me, mi diede l'indirizzo e vidi per la prima volta questo osservatorio che lui aveva costruito tutto in cemento armato, una gran bella cupola che poi si raddoppiò purtroppo nel costruire la cupola. Le esalazioni della resina che lui usava per fare la cupola l'hanno, diciamo, costretto a limitarsi, ma un bel giorno lui non voleva limitarsi perché voleva portare avanti il lavoro. Cadde, svenne, portato di corsa con l'elicottero, mi pare ad Ancona, non ci fu niente da fare. I polmoni erano diventati asciutti. Non respirava più e quindi morì purtroppo. Il figlio, come dicevo oggi, continua con grande passione, con grande conoscenza l'attività dell'osservatorio, invitando scolaresche, facendo ovviamente manifestazioni, non solo, ma anche astronomi professionisti a volte chiedono di poter utilizzare l'osservatorio di Colle Leone. Quindi l'esperimento è riuscito. Esperimento riuscì perché Quindi, le diciamo, immagini tu hai furono realizzato questo coronografo per uno strumento di focale molto lunga, sì, esatto, quello esatto, perché avevo fatto fino al senza 2006-2005, averlo potuto 2003, provare. senza, Quindi solamente con il progetto. certo, avevo l'esperienza di tutto qui, Certo. dove, ma sai, quando le focali sono diverse, quando ti trovi di fronte a ottiche da 50 mm di diametro, perché
erano focali lunghe, non si poteva usare il 31,8 come diametro, un pollice e un quarto, bisognava andare sui due pollici. Due pollici che Quindi, adesso sono normali. ma oddio, Nell'85 no, era un già erano una cosa eccezionale. eccezionale, era straordinario, perché l'astronomia sviluppava sugli oculari che provenivano dai vecchi telescopi da 24,5 mm. E già il 31,8 era un bel diametro, ma Certo. due pollici era una Era cosa un lusso. fantascientifica, Era no? un lusso. Solamente gli americani utilizzavano i due pollici, quindi avere uno strumento nel 1985 che già si predisponeva verso queste aperture era una cosa pazzesca. Senza poi, ricordiamoci, averlo provato prima. Certo, Quindi certo, è certo. stato una. È perché il coronografo richiede l'osservanza di precise, precise regole, ma al di sotto del millimetro. Diciamo, siamo nel millimetro, quasi nei decimi, centesimi di millimetro. In modo particolare gli anellini occultatori del disco solare. E io in questo campo, per esempio, ho creato qualcosa di nuovo, perché tutti gli osservatori al mondo non facevano altro che preparare più coni come schermo per, diciamo, occultare il disco solare. Facevano diversi conetti. Il Sole cambia di diametro girando la Terra intorno ad esso. La Terra si allontana in estate, sembra il contrario, eh? E si avvicina al Sole in inverno. Di conseguenza il diametro in gradi del Sole diminuisce, diventa più piccolo e più grande. Quindi per poterlo occultare in maniera esatta bisogna fare più schermi, e di solito si facevano gli schermi conici. È una, diciamo, grande difficoltà fare diversi schermi, perché ne servono 7-8 durante tutto il corso dell'anno. Io cosa ho fatto? Ho avuto questa idea, che è stata secondo me, diciamo, copiata quasi da tanti altri, un unico cono occultore con alla base, più stretto ovviamente del diametro minimo del Sole, oppure quasi al diametro minimo del Sole, però alla base un anellino preciso al centesimo di millimetro, intercambiabile, quindi diversi anellini si mettono alla base del cono, si incassano proprio alla base del cono e servono per seguire il sole, occultarlo esattamente nel corso di tutto l'anno. Spettacolare. Ricordi per caso chi era il tecnico che ti ha permesso di fare l'osservazione, quindi la prova, il test all'osservatorio di Sì. Teramo? Mi sembra che era Agostino di Paolo Antonio. Agostino Di Paolo Antonio, molto gentile, molto cortese, pure lui curiosissimo, appassionatissimo anche lui, non era un mestierante, era proprio, diciamo, votato all'astronomia. Pensa che è stato interessato poi, negli anni a venire, anche dal professor Cacciani Alessandro, che fu l'autore, ed è l'autore ancora, però purtroppo è deceduto lui, del filtro al sodio, che io posseggo come regalo fatto da lui stesso. Grazie Marcello di questo interessante e bel racconto. Dei filtri al sodio ne parleremo la prossima puntata. Ringraziamo anche i nostri videospettatori e arrivederci al prossimo capitolo.